Siamo quindi arrivati alla fase 2 e allora bisogna un po' allargare la maglia, ne siamo tutti consapevoli. Abbiamo chiesto al Ministero dei Trasporti di portare i voli da Roma per Palermo e per Catania da 2 a 4, sperando che l'Alitalia non si abbandoni a speculazioni, perché mi risulta che il costo dei voli negli ultimi giorni è assolutamente inaccessibile e inaccettabile. Al tempo stesso manteniamo la corsa del treno da Roma a Messina e per quanto riguarda lo stretto invece chiediamo di passare dalle attuali 5 corse ad 8 corse. Naturalmente man mano che il tempo scorre valuteremo il dato epidemiologico e quindi aumenteremo, chiederemo di aumentare di volta in volta il numero dei voli, il numero delle corse del treno e il numero delle corse sullo stretto. In effetti un blocco per i casi di necessità non c'è mai stato, neanche nei gravi momenti di crisi. Sia i provvedimenti nazionali che quelli nostri hanno sempre detto che l'ingresso è consentito alle forze dell'ordine, alle forze armate, al personale sanitario e ai gravi motivi personali o sanitari o di famiglia. Quindi un blocco non c'è mai stato totale. Adesso allarghiamo un pochettino e possono rientrare anche coloro che si vogliono ricongiungere le proprie famiglie. Per farlo devono rispettare le solite regole, cioè dire la verifica al momento dello sbarco e poi la quarantena. Questo è necessario perché nessuno deve pensare che la partita sia chiusa, nessuno deve pensare che la fase 2 significa tutti liberi. Vi do un dato che deve farvi riflettere: tre regioni, Lombardia, Veneto e Piemonte, assieme sommano 60.000 positivi in questo momento. La Sicilia, che è una regione particolarmente popolosa, ne ha 2.200. Ecco, noi vorremmo che questo dato possa scendere man mano che passano i giorni. Guai a dover registrare una impennata. Quindi fase 2 sì, rientri sì, con la necessaria prudenza, ma a patto che ognuno assuma la responsabilità delle proprie azioni. Andare in giro con la mascherina è essenziale, portare i guanti quando si va in un locale chiuso è altrettanto importante. Per il resto sapete già l'ordinanza dell'altro giorno che consente varie attività. Vorremmo autorizzarne altre, ma non dipende da noi. Penso ai parrucchieri per uomo e per donna, per esempio. Noi avevamo chiesto di poter consentire l'apertura delle botteghe già con il 4 di maggio. Da Roma dicono che ancora è presto. Stiamo lavorando, stiamo pressando perché si possa cominciare almeno il 18 di maggio con l'ulteriore provvedimento. Ecco, ci tenevo a dirvi questo perché ho ricevuto centinaia e centinaia di richieste da parte di ragazzi, soprattutto ci faccia rientrare, ci faccia rientrare. Io sono un padre, sono un nonno e comprendo benissimo le emozioni d'affetto e le necessità che si pongono in una famiglia. Ma credetemi, è difficile fare il mio lavoro, fare questo lavoro, nel dover trovare il punto d'equilibrio per coniugare da una parte le esigenze affettive, ma non solo affettive, dall'altra le esigenze della prudenza e della cautela per evitare che si possa entrare in Sicilia senza sapere di essere portatori del virus, come succede anche agli asintomatici. Quando c'è stato il famoso esodo a marzo, noi abbiamo trovato su decine di migliaia di rientri, abbiamo trovato centinaia di positivi che non mostravano assolutamente alcun sintomo. Quindi bisogna stare prudenti per evitare di dover ricominciare da capo. E la ricaduta, come sapete, diventa molto più complicata della prima fase. Quindi buon rientro a chi ha più di un motivo per rientrare nella nostra isola. Per
Per tutto il resto guardiamo avanti, monitoriamo le fasi del dato epidemiologico, più si abbassano i contagi, più si allarga la rete. Questo è l'obiettivo, sperando che alla fine di giugno o a luglio si possa essere nelle condizioni di poter vivere serenamente la nostra estate con le attività economiche e produttive che possano tornare a pieno regime. Stiamo autorizzando la manutenzione negli stabilimenti balneari quasi come buon auspicio per poter andare anche a fare il bagno. Io sono dalla vostra parte, vorrei che anche voi foste dalla mia per trovare assieme il giusto punto di equilibrio.